Conferenza regionale della lingua sarda, cosa serve e di cosa si discuterà? Beh, intanto dello stato della diffusione della lingua sarda in Sardegna, anche alla luce del fatto che secondo me c'è un grande ritorno, una grande attenzione nell'ultimo anno, e anche alla luce degli investimenti che la Regione sta facendo, che sono importanti e diversificati, che hanno come orizzonte i nostri ragazzi e quindi le scuole. Lì c'è un investimento importante, ma c'è anche la produzione di informazioni, c'è l'editoria online, sia periodica sia giornaliera, l'attenzione verso le TV e la programmazione riguardante gli aspetti della cultura regionale e della lingua sarda, e così allo stesso tempo quest'anno anche qualche elemento di novità, come un bando per produrre audiovisivi di animazione dedicati a ragazzi di età scolare e prescolare, perché pensiamo che per rilanciare e diffondere al meglio la lingua sarda sia importantissimo raggiungere i nostri ragazzi, che per fortuna non hanno perso l'uso della lingua, l'abitudine a parlarla, però è sempre necessario promuovere continuamente. Come tutte le lingue, se le si impara a parlarle bene. Le cifre dell'ultimo triennio sono assolutamente importanti, stiamo parlando di circa 15 milioni, però ci sono, ripeto, interventi diversificati, e il fatto stesso che la Regione, la Giunta Pigliaro, stia investendo significa che ha un'attenzione particolare su questo importante aspetto della vita culturale della Regione Sardegna, e non solo culturale. C'è una legge all'attenzione della Commissione, una legge coraggiosa che prova a riorganizzare una materia complessa come quella della lingua sarda, e a buon punto crediamo che la Commissione da qui a breve la licenzierà e la consegnerà all'Aula. Io penso comunque che la legge, che avrà bisogno di ulteriori modifiche e miglioramenti, che se non sempre possibili, avrà il compito e l'onere e forse anche l'onore di riorganizzare dal punto di vista normativo l'utilizzo della lingua sarda. La sede Rai di Bolzano produce programmi in lingua ladina, tedesca e italiana. Io in particolare lavoro per i programmi in lingua ladina, facciamo programmi radio e TV che dal 1988 sono stati istituzionalizzati, a scadenza più o meno di ogni 10 anni sono stati ampliati. In questo momento abbiamo oltre 100 ore di programmi TV all'anno e 238 ore di programmi radio. Queste ore sono suddivise giornalmente, quindi abbiamo una presenza giornaliera del telegiornale, si chiama Trail, in lingua ladina, e tre volte alla settimana dei programmi culturali per la TV. Una presenza importante perché viene ad inserirsi proprio tra il telegiornale regionale in lingua italiana e quello in lingua tedesca. Quindi una presenza che viene percepita anche da tutta la popolazione del territorio in modo molto importante, e ci serve appunto anche in una regione come la nostra, che ha questi tre grandi gruppi linguistici, aiuta anche a far conoscere il più piccolo gruppo, che è la minoranza linguistica ladina, che è composta circa di 30.000 persone. Bojis nasce già 4 anni fa, prima in su Vaperi, e ora invece anda da scetti in su web, in su mondo digitale. È una testata giornalistica scetti in sardo, con quota scrivo in italiano, ma scetti scelti con quota, poi ta essi su sardo, gusto che non so beuso potaia in antisi, a intro del suo mondo giornalistico, ci causa de fai giornalismo in sardo, e donaia a chinesi ligidi uno prodotto nuovo e innovativo, ma che sia da rispettoso di uno sardo scritto bene e fatto bene. La lingua sarda è importantissima per l'ISRE, che è appunto l'Istituto Superiore Regionale Etnografico, e quindi affonda le radici, diciamo, nella cultura e nella lingua e nella nostra lingua. È fondamentale, ci sono state anche delle esperienze in passato di tipo significativo, e crediamo che oggi la conferenza odierna, nella quale ci vede partecipi, sia un momento assolutamente importante. L'auspicio è che diventi, come dire, il sardo lingua comune e davvero lingua praticata a tutti i livelli, e questo è l'auspicio che noi formuliamo. E io a TV questa esperienza nuova fatta può cercare di cambiare il sistema di sommedia in Sardegna, può cercare di innovare, poi abbiamo bisogno di imparare sempre di più su web
Poi vai a passare in un messaggio culturale, se vuoi trasunto più facile, si può funzionare in mezzo, se con più spizzino. La cosa bella è questa casa, io sono cliccando del vai sistema, finalmente tramite su Bubble Film Festival, io sono il partner, e ho fatto un progetto importante, vince con sa Rai, come può battere guida, e ho attenuto su cinema in Limba Sarda, in Rai 3, su sabato, ogni sabato, state che mese manzano, e sul risultato di importo umano, poi ti su metà anno, senza tenere un spazio, sin che importo in due canale nazionale. A Nuoro la conferenza naturalmente riveste un'importanza particolare perché la lingua sarda viene parlata specialmente nelle zone dell'interno, nei paesi più resistenziali, nei paesi della montagna, nei paesi della ruralità, e ancora a Nuoro si parla moltissimo in sardo, però naturalmente è importante dal punto di vista generale, dal punto di vista della regione sarda nella sua totalità, perché il recupero della lingua è il recupero del più importante valore sociale che abbiamo a disposizione, e siccome c'è stato nel tempo un abbandono della lingua e dovuto a vari meccanismi di carattere socioculturale, l'attenzione che viene dimostrata anche con questa conferenza è probabilmente l'occasione per rifletterci bene e cercare di recuperarla, perché attorno alla lingua si può creare davvero l'identità del popolo.